In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 137, 18 ottobre 1905. Questa mattina, trovandomi nel solito mio stato, è venuto Gesù tutto all'improvviso e mi ha detto: Figlia mia, che stoltezza! Anche nelle cose sante pensano come contentare se stessi. E se nelle cose sante mi fanno sfuggire, dove io troverò un posto nelle azioni delle mie creature? Che inganno, mentre il tutto sta nel prevenire le azioni dell'amore, nell'eseguirle, radunare quante più cose può per accrescere l'amore, starsi tanto vicino a me per bere alla sorgente del mio amore, per immergersi tutto nel mio amore, eppure che abbaglio, fanno tutto diversamente. Detto ciò è scomparso. Capitolo 139, 24 ottobre 1905. Considerando la mia miseria, la debolezza della natura umana, mi sentivo d'essere un oggetto tanto abominevole a me stessa ed immaginavo come più sono abominevole dinanzi a Dio, e dicevo tra me: Signore, come si è fatta brutta la natura umana? Ora, venendo, quando appena mi ha detto: Figlia mia, niente è uscito dalle mie mani che non sia buono. Anzi, ho creato la natura umana bella e speciosa. E se l'anima la vede fangosa, marciosa, debole, abominevole,
Questo serve alla natura umana come serve il letame alla terra. Che chi non capisce il tutto direbbe pazzo è costui che imbratta il terreno di queste lordure, mentre chi capisce sa che quelle lordure servono a fecondare la terra, a far crescere le piante e a rendere più belle e saporite le frutta. Onde ho creato la natura umana con queste miserie per riordinare in essa l'ordine di tutte le virtù, altrimenti resterebbe senza l'esercizio di vere virtù. Onde vedevo nella mia mente l'umana natura come se fosse tutta piena di buchi, ed in questi buchi si stava la marcia e il fango, e da dentro vi uscivano rami carichi di frutti. Quindi comprendevo che il tutto sta nell'uso che ne facciamo, anche delle stesse miserie. Capitolo 140. Trovandomi nel solito mio stato, stavo molto afflitta per la privazione del mio adorabile Gesù, e stavo dicendo: «Ah, Signore, io non voglio altro che Te, non altro contento io trovo che in Te solo, e Tu mi hai lasciato così crudelmente». Mentre ciò dicevo, è uscito da dentro il mio interno e mi ha detto: «Ah, così è, io solo sono il Tuo contento, ed io trovo tutto il mio contento in Te, sicché se non avessi altro, Tu sola mi renderesti felice. Figlia mia, un po' di pazienza finché incominciano le guerre, che poi ci metteremo in ordine come prima». Ed io, senza sapere che cosa dicevo io stessa, ho detto: «Signore, fateli incominciare». Ma subito ho soggiunto: «Signore, ho sbagliato». E lui: «La tua volontà deve essere la mia. Niente devi volere, ancorché fosse cosa santa, che non sia uniforme alla mia volontà. Nel giro della mia volontà voglio che tu giri sempre senza uscirne un istante, per poterti rendere padrona di me stesso. Voglio io la guerra, anche tu. E all'anima che si comporta in questo modo, io vi faccio del mio essere un circolo intorno ad essa, in modo da farla vivere di me e di me». Ed è scomparso. Bene, tre punti di meditazione molto belli e molto importanti. Il primo è un po' un eco di quello con cui si è conclusa la meditazione del giorno precedente, di ieri. Cioè, il Gesù gradisce e davanti a lui ha colore e sapore di cielo solo ciò che viene pensato, viene detto, viene operato nell'ambito, nel mondo, nell'humus, ecco, nell'ambiente dell'amore. L'amore ovviamente verso di lui, e che deve essere il motivo, il fine dominante di tutte le nostre azioni, anzitutto di quelle sante. Ecco. E la comprensione perfetta, diciamo, di questa espressione di Gesù chiaramente esige già un rimando a quello che lui dice al termine dell'ultimo capitolo che abbiamo visto, no? Cioè, le cose anche sante si devono fare se e in quanto Gesù le vuole e solo per amore suo. Faccio un esempio, insomma, è evidente che nelle cose sante, quando ci si accosta ad esse con cuore retto, si prova un grandissimo diletto, salvo che Gesù non ci faccia stare un po' di tempo, ecco, in qualche deserto, in qualche aridità interiore, per il nostro bene, no? Per esempio, insomma, quando una persona gusta, diceva la festeggiata di qualche giorno fa, Santa Teresa, l'orazione diventa un appuntamento, insomma, fondamentale, cioè, perché è una cosa bella, cioè l'uomo conosce cosa è stare con Dio, ed è normale che sia così. Ecco, però non bisogna fare questa cosa per il diletto che se ne prova, ma occorre fare questa cosa per amore verso Gesù, perché Gesù vuole che io viva la vita di orazione, perché questo mi unisce di più a Lui, perché io possa fare sempre più e sempre meglio la sua volontà, no?
come diciamo all'inizio di questa meditazione, ma ti prego di farmi conoscere che significa volontà di Dio e di farmi vivere in essa, perché a questo deve tendere anche la nostra orazione, no? Così come le cose più sante di questo mondo, pensiamo a quanto è bello andare a messa e fare la comunione, sì, se il Signore però ce lo permette, perché quando siamo impossibilitati per andare per motivazioni, per esempio, non dipendenti dalla nostra volontà, ecco, se uno smania e si innervosisce e comincia a andare di matto, che significa? Significa, no, io voglio fare la comunione, quando faccio la comunione sto tanto bene con Gesù, per carità, va benissimo, questi qua sono ottimi sentimenti. Ma se tu un giorno che sei legittimamente impedito da una cosa che non dipende dalla tua volontà, ma da una manifesta volontà di Dio, pensa che se il nostro Signore qualcuno lo prende e lo mette a letto, per dire, no? O per altre motivazioni gli impedisce di... Che facciamo? Ecco, dalle nostre reazioni, quando anche nelle cose sante si presenta qualche oggettiva contrarietà, comprendiamo perché e per chi le stiamo facendo, perché queste due domande, perché e per chi, se uno vuole realmente vivere nella divina volontà, se le deve porre con calma, quindi senza, questo ogni tanto lo sottolineo perché non è mai troppo, quindi con calma, senza farne una psicosi, insomma, una nevrosi, però dobbiamo chiederci per chi le stiamo facendo. Perché nelle cose sante noi non dobbiamo pensare a contentare noi stessi, ma le cose sante si danno, diceva il grande Sant'Alfonso, per dare gusto a Gesù, per dare gloria a Gesù. Ecco, quindi dice Gesù, dice, se nelle cose sante mi fanno fuggire, ma figuriamoci nelle altre, no? Prevenire le azioni nell'amore, eseguirle nell'amore e per accrescere l'amore, e stare sempre vicino a Lui per vedere la sorgente del Suo amore, per immergersi tutti nel Suo amore. Vivere nella Divina Volontà significa acquisire questa compagnia abituale, ecco, di Gesù e di Maria, e quindi frequentissimamente, ecco, rivolgersi, come insegnavano i pastorelli di Fatima, no? Per te, Madonnina mia, per l'amore del cuore di Gesù, per la conversione dei poveri peccatori e riparazione delle offese commesse contro il cuore immacolato di Maria, no? Quindi queste continue, diciamo così, occasioni per ravvivare la purezza delle nostre intenzioni e il nostro operare nell'amore, per amore e con amore. Allora, poi c'è un secondo capitolo, ci dice delle cose molto importanti. Numero uno, il primo insegnamento è che da Dio non escono cose brutte, cioè come si è fatta brutta la natura umana. La natura umana Dio l'ha creata bella e perfetta, e tutto quello che si vede di brutto nella natura umana l'abbiamo creato noi. Questo è sempre il primo punto di meditazione che deve essere sempre, sempre estremamente chiaro a noi. E leggevo ieri sera, l'ho anche postato sui social, ecco, un passaggio che avremo modo di meditare quando arriveremo al volume ottavo, che era il perché, la canzone del perché, dove Gesù spiega che questi uomini che stanno sempre a chiedere perché, 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 in realtà danno voce all'inferno, perché il perché è la domanda dei demoni. Ecco, i perché troveranno risposta nell'altro mondo, non in questo mondo. Abbiamo delle coordinate, cioè perché è successa questa cosa brutta? Allora, non c'è bisogno di rispondere a questo. Se è una cosa brutta, quella cosa brutta direttamente da Dio non ci viene, d'accordo? È stata sempre permessa da Dio. La causa sua, remota ma vera, è sempre il nostro peccato. Sapere altro in questo mondo non occorre. Ecco, invece occorre un'altra cosa, che è l'ultima, che è la conclusione che Luisa formula e vede come cosa che ha compreso attraverso l'immagine che Gesù usa, e che è di tutti quanti quei buchi
di tutte tante quelle cose, marce, fanghi, insomma, che circondano la natura umana. Ecco, e Gesù spiega, insomma, che parte della bruttezza della natura umana dipende dal fatto, oltre della sua, come dire, degradazione che è causata dal nostro libero arbitrio e dal suo uso cattivo, ecco, però dipende anche che in questa situazione, ecco, come si esce per produrre frutti buoni da questo, humus, letame, eccetera, eccetera. E questo è un punto fondamentale. Luisa dice, le nostre stesse miserie, a seconda dell'uso che ne facciamo, possono concorrere a fare della nostra anima un giardino pieno di fiori, di piante e di frutti. Questo è un punto, a mio avviso, fondamentalissimo. E riguarda, uno, il nostro passato, cioè i peccati commessi, cioè l'aver trasgredito volontariamente e coscientemente la legge di Dio. Ma anche, e qui l'humus è ancora più grande, perché gli errori commessi. C'è differenza tra peccato ed errore, perché il peccato si trova nella volontà. Io sapevo che non dovevo fare una certa cosa e l'ho fatta lo stesso. L'errore è, io non lo sapevo. E quindi magari ho fatto una cosa che era male non sapendo. O addirittura, peggio ancora, qui l'humus raggiunge livelli massimi. Pensavo di fare bene, ho fatto male. Questo è grande humus, questo qui, perché esperienze di questo genere ci fanno comprendere esistenzialmente una delle cose su cui abbiamo meditato nei giorni scorsi, cioè che noi siamo veramente il nulla. Non perché questo ci porti alla depressione, il nulla più il peccato, diceva Santa Caterina. Veramente non ci sta niente di buono. Ecco. E quando noi abbiamo questa conoscenza profonda, questa è la disposizione migliore per essere riempiti di ogni grazia e di ogni dono da parte dell'Altissimo. Ricordiamo sempre, come gli scritti di Luisa ci ricordano, ma questa è una verità ovviamente già conosciuta in letteratura spirituale, Dio vorrebbe darci una montagna di grazie. Ma non ce le può dare, questo può ovviamente tra virgolette, non perché non abbia la capacità di farlo, ma perché sarebbe un farci male anziché farci bene, per le nostre cattive disposizioni, tra cui una delle peggiori è la mancata conoscenza di noi stessi, che farebbe di noi dei ladri patentati, nel senso che Dio ti fa poi un dono e tu te ne appropri come se fosse cosa tua, te ne vanti come se fossi cosa tua. Poi c'è anche l'esperienza quotidiana delle nostre miserie. Cioè, tu fai tanti bei propositi, fai tante piccole cose, ti trovi poi in alcune circostanze veramente che ce l'hai messa tutta, che ci hai provato, hai chiesto aiuto al Signore, hai fatto tutte le fusioni possibili e immaginabili, la divina volontà, e vedi che su alcune cose ancora non ci siamo. Si ricade in alcuni difetti, in alcune imperfezioni e questa è una mortificazione, ma questo, cioè, come lo vivi? Perché si può vivere in modi differenti, uno si può arrabbiare, si può stizzire, si può spazientire, si può scoraggiare. Questi sono tutti quanti modi nefasti. Quindi qui si sente soltanto l'odore cattivo dell'humus, ma non si mette dentro la terra, dentro il buco, dentro il concime, come concime. Se invece io dico, vabbè, traggo da questo occasione per umiliarmi, humus, per mortificarmi, Signore mio, che vogliamo fare? Ce l'ho messa tutta, ero convintissimo, lo so che questa cosa, insomma, dovrei correggerla e che dovrei fare meglio, ma come vedi, abbiamo riprodotto erbacce e sterpaglie. Quindi, abbi pietà di me, cercheremo di toglierle e la prossima volta andrà meglio. Ecco, questo significa trasformare un proprio difetto, una propria caduta, in humus. Tutto questo, tra l'altro, la spia, che è un processo divino, è data dalla profonda serenità e pace che si conserva, no? Cioè, quando
Quando una persona, per esempio, è inquieta con il proprio passato, cioè non è riconciliata e ne parla con sofferenza o non ne vuole proprio parlare per niente, oppure quando ci pensa si sente in colpa, si agita e comincia a dire ma come ho fatto a fare questo, a fare quest'altro, destra e sinistra, no? Quando invece abbiamo trasformato in humus anche il nostro passato, questa è un'operazione fondamentale. Certo, non è che pensa con compiacenza ai propri peccati o ai propri errori, però ne pensa con quella serena, come dire, sofferenza, che dice, bene, Dio ha permesso tutte quante queste cose perché ne traessi profitto, perché crescessi e facessi tesoro, insomma, anche dagli sbagli, dagli errori, dai peccati della vita, sicuramente in vista di una santificazione maggiore, magari per prevenire tante altre cose, insomma, che possono riguardare il mio futuro, che io adesso non posso conoscere, e quindi non c'è, diciamo così, questa non accettazione serena, ecco, e profonda, no? C'è un libretto, io lo lessi tanti, tanti anni fa, Caruccio, ecco, anche abbastanza divertente, ecco, di ascetica, che si chiama L'arte di trarre profitto dai nostri peccati. L'autore dovrebbe essere Jean Tissot, era un librettino piccolo, nero, molto breve tra l'altro, per chi non ama le letture troppo impegnative. Ed è molto istruttivo, ecco, per approfondire, per chi lo desiderasse, insomma, questo importante punto ascetico. Ecco, e poi, qui è un po' il corollario della prima. C'è questo processo di uniformazione alla volontà di Dio. Tante volte quando abbiamo incontrato questo tema ho ricordato, insomma, anche qui un best seller di Sant'Alfonso, che è l'uniformità alla volontà di Dio, che è un best seller, d'accordo? Ricordando sempre che certamente un conto è fare la divina volontà, un conto è vivere nella divina volontà, ecco, è stato oggetto dell'ultima catechesi del ciclo Adamo e la vita nella divina volontà, però non dobbiamo dimenticare che prima di viverci occorre farla la divina volontà, come Gesù stesso spiega in un passo molto importante degli scritti di Luisa. Quindi il processo di uniformazione alla divina volontà deve essere in noi sempre in atto. D'accordo? È chiaro che poi facendo gli atti soprannaturali, quindi facendo i giri, gli atti di fusione, gli atti attuali, gli atti preventivi, tutto in noi diventa già divino, no? Però, ecco, questo nostro camminare al passo di Gesù deve essere, come dire, uno stato abituale. Qui Luisa diceva, cioè, Gesù gli dice, guarda, passata la guerra, tutto tra noi tornerà come prima. E Luisa scappa e dice: vabbè, se torna come prima, perché venga la guerra. Poi capisci, dice, ma fa il pensiero, dice, ma guarda come sono stato egoista, di come può far tornare tutto come prima. Ho detto a Gesù che viene la guerra, così la gente soffre. Dice: no, 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 mi sono sbagliata. Dice: è da questo che, cioè, certamente queste cose fanno anche vedere la delicatezza, la bellezza di quest'anima, no? Dice, vabbè, te pare che, insomma, che questa maniera con Gesù, insomma, fanno soffrire il prossimo, fa niente, ecco, meglio che soffro io e niente guerra, no? Però Gesù spiega, trae occasione da questo, dice, alt, fermi tutti. Che arrivi questa guerra, te l'ho detto io, non è una cosa che hai detto tu. E tu devi imparare che se ti dico una cosa, anche se quella cosa è sgradita oppure ti sembra anche brutta, insomma, per il prossimo, quello che voglio io lo vuoi tu. E non solo, ecco qui un punto fondamentale, no? La tua volontà deve essere la mia, niente devi volere ancorché fosse cosa santa. Qui c'è un ambito di introspezione molto ampia. Devo dire, ancorché fosse cosa santa, che non sia uniforme alla mia volontà. Questo vale per le grandi scelte di vita. Pensiamo per esempio allo stato di vita, no?
Lo stato di vita più perfetto che esiste in assoluto, e qui io parlo anche contro me stesso, insomma, che non è quello sacerdotale, ma è la vita religiosa, addetta, insomma, ininterrotta di 2000 anni di tradizione di grande, insomma, dottrina cattolica. San Tommaso non aveva nessun dubbio, ma lo troviamo anche nella Lumen Gentium, nel capitolo dedicato ai religiosi. Si usa ancora il termine classico che lo stato religioso è di per sé stesso, da un punto di vista oggettivo, lo stato di perfezione. Perché? Perché professando i consigli evangelici tu ti trovi oggettivamente, attenzione, nelle condizioni più raccomandate per raggiungere la perfetta uniformità con Gesù Cristo. Questo non c'è niente. Allora, supponiamo uno che sente questo, allora io domani devo diventare frate. E no. No, e no, perché se Dio non vuole che diventi frate, ma vuole che tu ti faccia una famiglia, tu una famiglia te devi fare. Ma come quell'altro è più perfetto? Non fa niente, d'accordo? È più perfetto, ma Gesù questa cosa non la vuole per te. Ho fatto un esempio, diciamo, molto, molto, molto generale, però questa è una cosa molto importante. Quindi, l'apertura sincera nei confronti della volontà di Dio, per esempio per quanto riguarda lo stato di vita, quando viene qualche giovanotto che ha problemi, non è sicuro, giovanotto o giovanotta, di quello che vuole fare nel futuro, io dico, beh, tu c'hai la fidanzata, c'hai il fidanzato. Già un primo punto di discernimento è, e se Dio mi volesse monaca di clausura, ci andrei stasera, se lo sapessi con certezza, lasciando subito tutto e andando? Ecco, non devi avere paura di confrontarti con questa cosa, perché tu devi essere sicuro che se Gesù questa cosa non l'ha pensata per te, non te la chiederà, d'accordo? Non te lo farà comprendere, stai tranquillo. E se te lo facesse comprendere, quella è la sua volontà, qui cade l'asino. Cosa vuoi fare tu nella vita? Pensi che quello che vuoi tu ti renda più felice di quello che pensa Gesù, o viceversa? Perché se è viceversa non devi avere paura. Questo vale anche nelle piccole cose, ancorché fosse cosa santa. Abbiamo fatto gli esempi, qualche esempio prima. D'accordo? Se il Signore oggettivamente ci priva della possibilità di fare una cosa, mi piacerebbe tanto andare a quel pellegrinaggio. Ecco, una donna che è sposata. Il marito manifesta una chiara, insomma, volontà contraria. Che vogliamo fare? Vogliamo andare al pellegrinaggio, sai come succede? Dicando col marito, può essere questa la divina volontà, che la divina volontà vuole la concordia tra il marito e la moglie, no? Vuole che facciano a gara nel prevenirsi l'uno all'altro. Allora, il pellegrinaggio, non essendo una cosa di fede, di vita, non è la messa domenicale, di vita o di morte, se non si può fare mantenendo, come dire, la serenità, la pace, la concordia con tutti, tocca rinunciare. Ma come una cosa santa, una cosa molto santificante, ho capito. Però quelle circostanze ti fanno, diciamo, presumere che forse Dio non vuole. E allora tu non, perché diventare santo non è andare al pellegrinaggio, diventare santo è fare quello che vuole Gesù. Questo è proprio un punto, cioè queste cose, insomma, su cui stiamo meditando, veramente sono la quintessenza. Della vera santità, non delle nostre, diciamo così, apparenti santità o giochi, no? A fare o atteggiarci da santi. Qui c'è proprio la sostanza, vedete, che Gesù ci riporta sempre al cuore, perché il cuore della santità è anzitutto fare la divina volontà perfettamente. E quindi questo significa desiderio di conoscerla, no? Perché la vita nella divina volontà significa fondamentalmente poi non avere più volontà propria. Questo da un lato è un sacrificio grandissimo, ma dall'altro è la gioia più bella che possa esistere, perché tu stai sicuro che stai facendo sempre la cosa giusta, d'accordo? Quindi questo
Questa è una grande fatica, d'accordo? Perché la nostra volontà vuole fare quello che vuole, capito? Vuole imporsi, vuole tenere in mano il timone della vita, vuole decidere, vuole, vuole, vuole. Ma qui ci troviamo dinanzi proprio alla rivelazione del contrario, che non è niente di nuovo, ecco, perché qui Gesù non annuncia cose nuove, ecco, ma scopre, dilata, approfondisce tesori antichi e ne fa sfoggio, insomma, li mette a disposizione di chiunque voglia essere veramente arricchito dei suoi doni. L'anima che si comporta in questo modo, concludiamo con le stesse parole di Gesù: io vi faccio del mio essere un circolo intorno ad essa, in modo da farla vivere di me e in me. Solo all'anima che si comporta ovviamente in questo modo. Bene, o Santa Vergine Maria, solo quello che vuole Gesù, se lo vuole Gesù, quando lo vuole Gesù, quanto lo vuole Gesù, come lo vuole Gesù. E imparando a vedere anche nelle cose non positive accadute nella nostra vita, sia che dipenda dalla nostra volontà, sia che dipenda dalla volontà altrui, sia che dipenda dai nostri errori, sia che dipende dagli errori del prossimo, ci sono ricaduti addosso, sia che dipende dalle disgrazie della vita, sempre questa sua perenne volontà salvifica e santificatrice dispiegata nei nostri confronti. Perché anche quando un qualcosa di brutto non viene direttamente dalla divina volontà, viene sempre in maniera indiretta, come permissione. Vuol dire che deve servire come humus e come strumento, considerata la condizione in cui ci troviamo, per il nostro bene. Noi ti preghiamo, ecco, di aiutarci a fissare bene nella nostra anima queste cose che abbiamo meditato e approfondirle se è il caso, e soprattutto viverle e metterle in pratica. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santa, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, ave.